Valerio Mancini, vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, nei giorni scorsi aveva chiesto una audizione in terza commissione per far chiarezza sulla vicenda dei richiedenti asilo e rifugiati di Sprar, di Via del Favarone, Perugia, immobile di proprietà dell'ATER, contiguo ai locali già destinati alla protezione dei cosiddetti rifugiati. Nella zona attualmente sono coperte le esigenze di 27 persone su un totale di 65. Noi siamo andati a raccogliere una dichiarazione del battagliero consigliere regionale leghista a Palazzo Cesaroni e sentite cosa ne viene fuori. Salve, ancora una volta parleremo per qualche minuto di immigrazione perché, come abbiamo appreso da questo giornale, ci sarà presto un altro centro profughi in arrivo. La cosa straordinaria è che sarà istituito in degli edifici di ATER, cioè le vecchie case popolari. Secondo me, in violazione di quella che è la legge che istituisce ATER, cioè che quegli edifici debbano essere utilizzati per le famiglie umbre, a canone ovviamente calmierato. La cosa non mi ha convinto, ho fatto arrivare in commissione il presidente, il direttore di ATER e l'assessore Chianella per domandare le motivazioni di una scelta di questo tipo. In sintesi ATER dice: non abbiamo abbastanza risorse per riqualificare i nostri edifici, che sono più di 9.000 in Umbria, la cooperativa e le cooperative che gestiranno il progetto SPRAR di questi 65 immigrati in totale, ma per una durata che chiaramente va da 2 a 4 anni, ci permetterà con il loro affitto di coprire le spese di ristrutturazione, perché stiamo parlando di un investimento di 262.000 euro per rendere idonei questi edifici per ovviamente per gli immigrati, con tanto di lavanderia e cucina. La motivazione più volte ripetuta è che lo Stato e la Regione non trasferisce ad ATER abbastanza risorse per mantenere in perfetto ordine gli edifici appunto di proprietà di ATER. Avete capito bene, lo Stato. Facciamo i conti invece di quanto costa gestire 65 immigrati in quell'area. 65, che sono il numero degli immigrati. 35 euro è il costo medio di accoglienza degli immigrati in ogni strada media dell'Italia, la conoscete benissimo la storia. 365 i giorni dell'anno, 4 anni è ipotetico, ma è più o meno girato il numero di anni del contratto di affitto fra ATER e le cooperative, per un totale presunto di circa 3 milioni e 300 mila euro. Ma non sono soldi questi, ripeto, questi 3 milioni e 300 mila euro, sono soldi che arrivano dallo Stato, cioè dal Ministero degli Interni, che trasferisce ovviamente alle cooperative per la gestione di questi immigrati. Cosa bisogna fare? Prendere questi 3 milioni e 300, tenerli in Umbria, darli ad ATER, riqualificare tutti gli edifici che hanno bisogno di manutenzione e renderli ovviamente più appetibili, rendere questi edifici non utili per le famiglie, soprattutto per i tanti genitori separati che non hanno un luogo dove accogliere i loro figli dopo una separazione matrimoniale. Questo va fatto, i 3 milioni e 3 per le famiglie, per gli umbri e non per gli immigrati. Sta cambiando qualcosa in Italia, presto ovviamente cambierà anche in Umbria, perché nel momento in cui ATER ci sarà in questa regione qualcuno che gli dirà che gli edifici non sono per gli immigrati, sono per gli umbri, per i lavoratori umbri, per le famiglie umbre, per gli studenti umbri, non per gli immigrati.